Un saluto ai telespettatori della Nuova TV, ben ritrovati per le previsioni del tempo. Previsioni del tempo molto sentite in questo periodo, purtroppo anche fatto di tragedie legate agli episodi di neve sull'Abruzzo, sulle Marche, insomma, una situazione che mai avremmo voluto commentare. Purtroppo la neve ancora oggi può causare dei morti, come ce ne siamo accorti tutti. Fortunatamente sulla nostra regione si è trattato di nevicate assolutamente normali per la stagione invernale, cosa che invece non è stata in Abruzzo, dove metri e metri di neve veramente non si ricordano. A memoria d'uomo. Vediamo la situazione del satellite, vista dall'occhio del satellite, ci mostra una fascia piuttosto sgombra da nubi tra l'Inghilterra meridionale, la Francia e parte del bacino del Mediterraneo. La vecchia perturbazione, che ormai legata alla depressione è andata a spingersi verso la penisola iberica, da dove però ritornerà verso le latitudini meridionali dell'Italia tra domenica e lunedì, quindi un miglioramento temporaneo, e altra aria fredda presente sull'est europeo, dove il freddo veramente lì è presente già dal mese di dicembre. Vediamo l'ingrandimento del satellite, ecco, si nota una fascia adriatica bianca, o è data dalla coltre nuvolosa o addirittura anche dalla neve al suolo, perché dall'Appennino romagnolo a scendere giù fino alla Sicilia, se vogliamo. Si tratta di neve accumulata al suolo, quindi all'occhio del satellite risulta come se fosse nubi, come d'altronde vedete l'arco alpino innevato. Non si tratta di nuvolosità, ma di neve al suolo, così anche per la fascia appenninica. Però questo non significa che non ci sono anche delle nubi, infatti queste nubi stanno dando ancora delle deboli precipitazioni residue tra Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e parte della nostra regione. Vediamo quindi cosa ci aspetta per la seconda parte di oggi, venerdì, una situazione ancora legata all'instabilità. Vedete i simboli ancora della pioggia mista a neve in montagna, ma in montagna ancora qualche fiocco di neve oltre i 1100-1200 metri, qualche pioggia isolata anche nel Materano, ma la situazione volge a un temporaneo miglioramento. Temporaneo, vediamo domani, forse la giornata migliore domani, anche se non mancheranno delle precipitazioni, una situazione che vedrà un'instabilità. Stabilità crescente sulle zone ioniche, quindi sono le zone ioniche quelle a essere interessate, soprattutto nella seconda parte della giornata, da piogge, da nevicate che potrebbero interessare le zone del Pollino, gli alti centri posti oltre gli 800-900 metri. Probabilmente domani potranno avere qualche fiocco. Sull'est della regione una nuvolosità irregolare, qualche pioggia che essendo debole appunto relega le nevicate a quote invece più alte, dove le precipitazioni saranno più forti. Nella zona del Pollino che si affaccia sullo Ionio, là, come dicevo, precipitazioni forse anche sotto i 1000 metri nevose. Andiamo a vedere le temperature. Domani una situazione che vedrà un lieve aumento delle temperature massime, 5 gradi a Potenza, 9 a Matera. Anche le minime non dovrebbero scendere sotto zero, sia su Potenza che su Matera, mantenendosi a 1 grado sul capoluogo e 4 su Matera, con una ventilazione che diventa orientale. Significa che la bassa pressione, dopo essersi spinta fin verso la Calabria, richiamando dei venti da nord-est, adesso, come dicevo, torna indietro. E le latitudini più meridionali della depressione richiama aria da est in rinforzo sulle zone più meridionali, più vicine quindi alla depressione che si sta formando nelle prossime ore, si andrà riformando tra la Tunisia e la Sardegna. Il Mar Ionio per tale motivo diventerà mosso, con i venti in aumento sul lato orientale, invece il Tirreno poco mosso. Vediamo la domenica. La domenica avremo iniziali condizioni di tempo discreto, diciamo, non dico sereno, ma probabilmente avremo una nuvolosità scarsa in aumento nel corso della mattinata, soprattutto quella nuvolosità velata, quindi tipo medio-alto, che preannuncia l'arrivo di una perturbazione. Man mano che ci spingiamo verso sud, questa nuvolosità andrà aumentando. Vedete, dalle zone meridionali, confini con la Calabria, risalirà una perturbazione che si preannuncia molto forte, ve lo dico subito, non nella giornata di domenica, ma in quella successiva. E vedete, nel corso della seconda parte della giornata le piogge da sud cominceranno a interessare in modo più significativo la nostra regione, nevicate questa volta a quote più alte perché comunque la perturbazione viene da sud, c'è aria un pochino più mite in quota, e le nevicate previste tra 1200-1400 metri nei casi più dove la quota neve sarà più alta, fino a 1500 metri. Sopra sarà sicuramente neve, al di sotto dei 1000-1100 metri sarà sicuramente pioggia per il momento. Schiarite ancora temporanee sulla parte nord, poi come dicevo peggioramento tra il pomeriggio e la sera della domenica. Vediamo la temperatura e i venti e i mari, vedete, no, si nota subito il rinforzo del mare sullo Ionio, mare agitato, tra molto mosso e agitato perché i venti vanno rinforzando, e proprio la circolazione del mare tutta legata alla depressione sui mari meridionali italiani che andrà a far gonfiare il Mar Ionio. Più riparato il Tirreno dalla costa, dalle montagne che si affacciano appunto sul Tirreno,
però la ventilazione andrà rinforzando da est sud-est, quindi una circolazione non freddissima, ma neanche tanto calda, perché i venti, per portare un po' di aria più mite, ci vuole sicuramente il vento da sud o da sud-ovest. Invece est-sud-est, in una circolazione invernale, comunque è piuttosto fresco. Le temperature minime in lieve aumento, probabilmente su Potenza 2 gradi, in lieve calo su Matera per via del cielo sereno, almeno inizialmente 3 gradi, le massime. Con un po' di soleggiamento dovremmo arrivare come massime sui 6 gradi a Potenza, 10 a Matera, valori sicuramente nelle medie stagionali. E come vi dicevo, questa perturbazione però andrà così incattivendosi, se vogliamo usare un termine un po' pesante, perché man mano che si porterà verso nord, questa depressione si avvicinerà di nuovo alla Sicilia e porterà un forte maltempo che ad oggi i modelli indicano molto forte proprio tra Sicilia e Calabria, ma con effetti anche sul resto delle regioni meridionali. Quindi aspettiamoci piogge alluvionali su Calabria e Sicilia, in previsione di ulteriori piogge anche sulla nostra regione. Ecco, questa è la cartina riferita a lunedì, una situazione di pieno maltempo, come potete vedere, il simbolo del sole non l'ho indicato, eventuali schiarite saranno parziali, temporanee, quello che prevarrà saranno le precipitazioni diffuse su tutto il territorio, più forti sulla fascia meridionale, almeno inizialmente, della regione, nevicate abbondanti sui monti, dove le precipitazioni saranno forti, la quota neve scenderà anche intorno ai 1000-1200 metri, altrimenti dovremmo rimanere intorno ai 1300-1500 metri di quota. Però, dicevo, per fortuna non farà molto caldo, quindi ci sarà una parziale fusione della neve presente al suolo, che non è davvero tanta, per fortuna, mentre l'altra neve cadrà a quote più alte, quindi non dovrebbe esserci pericolo di esondazioni, se non nella seconda parte, di lunedì, quando le piogge potrebbero diventare forti su tutto il territorio. A quel punto qualche fiume potrebbe esondare, soprattutto verso la foce, come il Basento o il Sinni. Nei prossimi nei giorni successivi torneranno a scendere un pochino le temperature tra martedì e mercoledì, quando la perturbazione ancora insisterà sulla nostra regione. Se il freddo riuscirà a agganciare la perturbazione prima che vada via dalla nostra regione, avremo altre nevicate. Questa volta a quote un po' più alte, ma probabilmente anche sotto i 1000 metri, soprattutto questo tra martedì sera e mercoledì mattina. Poi la depressione dovrebbe allontanarsi gradualmente verso est, lasciando spazio a delle schiarite in un contesto di clima fresco, soprattutto di notte, freddo di notte, abbastanza mite di giorno, con temperature che saranno per diversi giorni, forse fino a fine settimana prossima, nelle medie, con tempo in miglioramento. Per oggi è tutto, arrivederci sulla Nuova TV.